sulle ali perché dell'entusiasmo. comunque allora il prossimo dovrebbe iniziare mercoledì, giusto? Sì, quindi abbiamo tempo fino a mercoledì 9 dicembre per fare questo draft, quindi ci sta effettivamente un po' come dicevi, mi sembra a te, Dani, l'ultima volta, in cui comunque conviene farlo subito, Sì. il draft, e nel caso cambia all'ultimo, perché comunque si aggiorna su base giornaliera, quindi se una squadra passa o se uno performa bene, ovviamente poi si alza il costo, e esatto. poi aspettare fino all'ultimo. Vedere un Adesso po' che anch'io incassi ci sono. sì, non ho riscontri su questa cosa perché non mi sembra che sia aumentato qualcuno che ho preso io, quindi non saprei. Però di certo meglio farla prima e nel caso poi correggerla, che può solo guadagnarsi, diciamo, questa cosa. Sì, ma ha Sì, senso anche perché poi magari quel giorno hai con, non so, un problema, non riesci a farlo e almeno ce l'hai, sì, almeno l'hai già fatto, anche anche quello, solo sì. per quello. Esatto. Anche perché adesso comunque scegliere diventa tosta, perché comunque Olanda-Argentina, Croazia-Brasile, Inghilterra-Francia, e qui vediamo un po' che cosa salta fuori, però cominciano ad essere toste anche come scelte, cioè non so, secondo voi quale potrebbe essere quella più abbordabile, diciamo? Argentina o Brasile? Brasile, direi io. Sì, anche Così, secondo Brasile e me. Croazia. Da quello che ho visto oggi, sì. Sì, poi io, a parte che poi io mi sono mai fatto la mia idea sulle squadre che andranno avanti, che boh, manca da vedere magari la Spagna, ma saranno probabilmente Francia e Brasile, cioè, da quello che si è visto fino ad oggi, pochi dubbi, e cercherò infatti di prendere giocatori di quelle squadre lì. Sì. Vado in draft e poi se ce li ho già mi copro con altri giocatori di altre nazionali. Tanto per avere, nel caso che mi sbaglio, però insomma sto andando su quella tattica qua. Per me andranno avanti loro, quindi compro quei giocatori là. Non li guardo neanche quelli delle altre squadre. E soprattutto per fargli fare anche esperienza. Perché se diciamo imbrocchi subito la squadra che si fa tutte le partite e li usi da subito, aumenti l'esperienza che ti farà poi la differenza in teoria nella win week della finale, perché nella finale avremo tutti probabilmente un sacco di persone avranno gli stessi giocatori e farà la differenza solo ed esclusivamente l'esperienza a quel punto lì. Experience, vero. Infatti, Yeah. come dicevamo la scorsa volta, chi ha azzeccato comunque le cinque carte basi e continua a portarsela avanti avrà sicuramente un bel vantaggio, appunto, anche perché XP cresce per 4 e quindi verso il finale faranno veramente tanta differenza, soprattutto su 500.000 pass iscritti. Quindi sì. Esatto. Giusto, però dovrebbe contare anche terzo quarto posto, no? Terzo quarto Ah, posto. è vero, questa cosa qua non lo vedo. Sì, In teoria no, sì, sì, è un sicuramente anche dettaglio terzo non da poco, eh? quarto. No, però sì, in teoria sì. è vero. Quindi in pratica, una volta superato i quarti, ce li hai per il resto delle 2 giornate sicuro. È vero, questo è un dettaglio non da poco che non avevo considerato. E comunque quindi per completare su Omin, cioè, era indeciso se prendere un centrocampista della Francia per fare coppia con l'attaccante. Puoi decidere, insomma, vi sia Mbappé, Messi, cioè puoi scegliere anche, sì. La Francia e Inghilterra comunque sarà tosta, quindi difficile, difficile qua scegliere. Sì, forse dalla partita più Enzo Fernandez, però magari come valore più Rabiot mi verrebbe da dire della Francia. MVP MVP del mondiale, già annunciato. del mondiale, Rabiot. Lui è proprio già. Lo dicevamo da un po', era in forma, era in palla, era scontato che Rabiot facesse i danni in questo mondiale, era scontato. Poi c'è XBiffo che ci chiede, alla fine ci sono novità sulle carte collezionabili? Può essere che servano ad altro o tanto vale venderle se non interessa collezionarle?
domanda che abbiamo già risposto ampiamente. Non so se magari Tiziano vuoi dire la tua, penso che sei l'unico di quello che non abbiamo ancora chiesto nulla. Ma io non so neanche cosa avete detto voi a riguardo. Io penso che al momento non ne hanno ancora una grande idea su quello che ne vorranno fare, secondo me, e viste le attese su altre cose, boh, al momento sono più una cosa da collezione. Non ho visto però quanto è il mercato, sinceramente non ho buttato l'occhio. Se devono essere date via, ecco, per esempio, vabbè, queste sono carte ovviamente di basso profilo in generale, però se devono essere date via per pochi euro, piuttosto le tengo. Quindi dipende molto dal costo, dal prezzo. Sì, che è un po' l'idea che avevamo anche noi, un po' tutti quanti fondamentalmente. Diciamo che per un giocatore medio di Sorare, diciamo che non ha... che i 50 euro non gli fanno la differenza, ha poco senso venderle, piuttosto le tieni sperando in un utilizzo futuro o una ricrescita dei prezzi. Se invece sei magari un utente nuovo che è entrato solo per i mondiali, ti ritrovi una custom, tanto vale probabilmente venderla anche a poco, però con quei soldi lì magari ci reinvesti nel gioco e cominci a giocarci. L'idea un po' che avevamo era questa. Sì, ci sta, la penso così come voi. L'unica cosa è che appunto vedendo questi Messi a 20 euro, cioè alla fine non ci prendi neanche un portiere giallo, non ce la farai mai. Si è accorto abbastanza, no, in questi mesi. Continuando su questo discorso, andiamo sul nostro bomber Giulia, che ci dà alcune novità. Tra cui oggi che ha postato che ci saranno grandi novità in arrivo questo weekend su Sorare, quindi vedremo che cosa... Con tre cosa stelle, sarà. Dettaglio con le tre stelle Michelin. Tre stelle Michelin sono. Cucina di Sorare, insomma, uscirò. C'è Carlo Cracco che viene Sorare. No, mi vengono i brividi alle Epic News. No, Epic News lasciamo restare. I brividi no, per favore. Però un commento interessante che stavo dicendo prima a Tiziano e Dani, prima di partire, è questo qua di ieri praticamente, dove Giulia dice che appunto Web3, l'internet, diciamo... posseduto da chi costruisce e dagli utenti che partecipano, ma al di là di questa frase qui, la cosa interessante è quello che succede dopo, nel senso che abbiamo questo utente qui che risponde al tweet dicendo che lui, diciamo, i suoi amici non interessa a questo mondo qui, cioè il Web3 o comunque Ethereum, però amano Sorare, quindi amano il concetto del gioco, del gaming, delle partnership, questo è tutto bellissimo, è tutto interessante, però non riesce a convincere i suoi amici a entrare su Sorare proprio perché c'è il discorso cripto. Lui dice così, io penso che è un pensiero che potrebbero avere tanti utenti, adesso poi dite anche voi, e la risposta di Nicolas è proprio quella di dire che diciamo che renderanno questa dinamica qui astratta, cioè astratta nel senso di irrilevante completamente a breve, lasciando però tutti i principi base, quindi della proprietà, del fatto che puoi scambiare carte, puoi usarle, eccetera, eccetera. Considerando anche i discorsi che avevano già fatto già da un anno e passa, poi ultimamente erano usciti ancora fuori con stablecoin, quindi potenziale cambio, vi chiedo, Tiziano e Dani, cosa ne pensate di questo? Cioè, nel senso, può essere un qualcosa che appunto andremo a vedere magari certi cambiamenti? Potrà bastare solamente un passaggio potenziale a stablecoin per annullare, diciamo, questo muro che c'è? Qui per me ha risposto ti tiro. Se non giochiamo più su Ethereum, Tiziano mi regala Gagliardini unico perché molla tutto.
a parte gli scherzi, ne parlavamo anche un pochino prima, probabilmente vorranno fare un ponte, l'abbiamo già vociferato, non vedo lati negativi nell'introdurre un concetto di stablecoin, probabilmente non si sono voluti ancora affidare a un grande issuer da questo punto di vista, perché poi alla fine sembra banale ma non lo è, quale stablecoin scegli? È lì poi anche quella che scegli ti lega a livello di partnership con un'entità. Se scelgono USDT si stanno legando al mondo Tether, se scelgono USDC più al mondo americano, Circle, Venture Capital, se scelgono, non so, una DAI, allo stesso modo sono lato americano, però un po' più decentralizzato, tra virgolette, non è una scelta banale. Cioè non è che la stablecoin una vale l'altra, questa è una grande premessa. Non ce n'è una importante europea, altrimenti probabilmente avrebbero già adottato l'euro da quel punto di vista. Però per me il discorso è legato più o meno a questo, anche perché effettivamente, soprattutto a livello di valore e prezzi, in molti comunque fanno sempre la conversione, non è che ragionano in Ether, ed è giusto, è più facile, è normale. Stabilizzano il loro mercato e quello che fanno in base alla loro spesa in euro, i più magari all'inizio quando eravamo entrati soprattutto persone legate al mondo cripto, invece non, cioè, avveniva più facilmente il ragionamento anche con la volatilità. Adesso che la clientela si è ampliata, probabilmente questo è un discorso che può aiutare. Non sono così convinto di questo, cioè non prendiamo troppo sul serio i commenti, questo lo dico per esperienza, lo posso dire per esperienza. Ognuno dice la sua ed è giusto che sia così, ma non è che un commento ha un peso perché ha 39 like. Secondo me gli amici e i parenti non entrano perché parli di Web3 o Ethereum, cioè non è che non entrano perché gli stai parlando di queste cose, allora gli fa paura o sono complicate. Di per sé questo è un gioco complicato, che lo tratti con Ether o che lo tratti con stablecoin o lo tratti con euro. E in più è costoso, perché comunque sia, se gli devi dire al tuo amico, ah sì, guarda che è bello questo gioco, è figo, ma quanto mi serve per iniziare? 200-300 euro. Quello è un filtro a prescindere, che siano in Ether che siano in euro. Questo è il mio pensiero. Esatto, condivido in pieno, nel senso che io penso che molti utenti pensano come questo utente qui, quindi Tarua, però nei fatti è come dici te, Tiziano, poi alla fine, quindi anche un passaggio, cioè nel senso anche un passaggio esclusivamente a stablecoin non è che ti metta a posto tutto quello che servirebbe, insomma, potrebbe essere un tassello, un qualcosa che agevola, ma appunto, anche come dice Omin, è sempre comunque una cripto, in tutti i casi. Le valutazioni, se invece è fatto come special ogni tanto, ci può stare. Non so voi qua come... Ma secondo me sì, come stanno facendo da un po', secondo me hanno imbroccato la strada giusta, underdog, specialist, quelle sono competizioni molto carine. E devono essere bravi a bilanciarle, come stanno facendo, perché aumentare la complessità... Ricordiamoci quello che ho detto anche all'inizio, il filtro secondo me non è tanto ci sono le cripto allora non entro, ma è sì, però è complicato, cioè ci metto tanto a capirlo questo gioco qua, perché ci sono tante cose, apro la schermata, non è che schiero solo la formazione, devo capire tante cose, noi ci siamo cresciuti dentro, quindi sappiamo come funziona, ma altrimenti l'impatto iniziale, la curva di apprendimento non è breve, e se tu metti tante competizioni di quel tipo là, non è che la facility quella curva, non è che la migliori, e quindi quell'equilibrio è difficile da gestire. Invece devi portare persone su un qualcosa a cui già sono abituati, che già conoscono, perciò dicevo avvicinarti più a altre tipologie di cose, quindi nel calcio, al fantacalcio e cose del genere, perché altrimenti andare in mass adoption diventa comunque complicato, tra costi e complessità. Questo è, secondo me, ad oggi. Io non so voi che risponse avete, che riscontri avete quando parlate del gioco con degli amici, ma bene o male non è che sono spaventati dalle cripto. Onestamente non mi sembra quella la paura. Ma io ti dico, per quelli che ho provato io, un po' un mix, Tiziano. Un po' appunto, se parli di cripto, cioè proprio il discorso non parte neanche, almeno per me. Non tutti, non tutti. Poi un altro appunto, sì, prezzi che magari vedono molto alti quando si va a parlare di giocatori top, anche se parliamo di gialle, comunque cioè, pensiamo a Mbappé, a Haaland, ok, e come dicevi te,
complessità, cioè proprio quando uno prova il gioco ci deve proprio perdere tempo, non è la Fantagazzetta che tu entri, fai l'asta, schieri e ciao. Esatto. Ti do 8 crediti e scelgo. Per esempio, perché ha funzionato questa modalità mondiale? Perché era così. Hai tot crediti e scegli da una lista di calciatori. E questa ha funzionato, sta funzionando. Cioè, quanta partecipazione c'è? Basta vedere i numeri. Sono numeri altissimi. Dici, vabbè, il mondiale. Sì, ho capito, però comunque li devi fare. E questo è un discorso di facilità e proprio anche nello spiegare come funziona. Tutti sanno come funziona sta roba. Ecco, mezzo milione di persone che giocano. Fatto una bella serata interessante più su cripto. Sì, oggi c'era quell'argomento di Web3 che a me piace un sacco perché comunque ci lavoro. E sono curioso di sapere se era un tweet così buttato lì che non vuol dire nulla o se magari veramente hanno intenzione di avvicinarsi di più al mondo Web3, perché Solera ad oggi è un gioco cripto, sì, perché usa Ethereum e basta praticamente, per quel che mi riguarda. Quindi sarebbe bello vedere anche dei segnali su quel verso lì. Vediamo. Sì, diciamo che lui ogni tanto spunta fuori, no? Con questi post qui. Adesso magari sì, Web3 comunque ne ha sempre parlato del fatto comunque di costruire, di andare avanti. Anche lo stesso sì, Brian, dovrebbe essere Brian, sì. Che è il contatto di Sorel che abbiamo avuto noi tipo all'inizio, anche lui è sempre molto spinto su Web3 o comunque quello che gira intorno al settore. Sì, infatti. Infatti. Possiamo rispondere una volta definitivamente a questa domanda? No, non era questa, scusate. Era questa. Secondo voi, tra le novità annunciate da Giulia questa settimana su Sorare c'è la rimozione della soglia? Allora, ne abbiamo parlato più volte. Effettivamente non possiamo sapere perché appunto anche prima abbiamo fatto un discorso che poteva più collegarsi invece a un potenziale cambiamento con stablecoin che già comunque avevano già parlato anche quello. Quindi potrebbe arrivare qualsiasi cosa, nel caso comunque non si parla mai di rimozione, ma si parla di modifica, quindi di non ti do più questi premi in Ethereum. Se raggiungi 205 e 250 punti, ma te li darò in modo diverso. Quindi Esatto. potrebbe anche essere questo, comunque. Cioè, potenzialmente noi non sappiamo effettivamente quello che è. Ti dirò, secondo me, risposta proprio secca a questa domanda di Tanuccio è no, non toglieranno la soglia a questo giro. Lo faranno un'altra volta, magari, ma non a sto giro. Quindi tu voti no, Dani, quindi. Io No dico. soglie. No, No no, dico soglie. che non sarà la soglia la novità che hanno in Ok. mente. No, poi io finché c'è la soglia dirò sì soglia. Poi appena non ci sarà la soglia cercherò di farmi andare bene quello che mi mettono, insomma. No, Tu dici no soglia, no party, in pratica. ma anche perché, come si dice, la mia fiducia nella piattaforma è quella che è, nel senso, sono sempre stato abituato un po' alle cose che fanno, che poi mi deludono, poi la riprendono. Quindi finché c'è, io voglio la soglia. Il giorno che non ci sarà, mi preparerò al sangue e basta. Cosa devo fare? Scorre, Sperando scorre. che, insomma, facciano le cose fatte per bene, che siano ben consapevoli.